Ragazzi, allora, siccome nelle scorse ore è venuta a mancare una persona a noi cara degli esonerati, ma non soltanto a noi, mi è stata chiesta riservatezza, motivo per cui non ho detto nulla, preferiremo dirlo in una live, penso venerdì sera, che molti di voi ho apprezzato il fatto che sapessero, ma che non avete scritto nulla nei commenti, avete capito che se non parlavo c'era un motivo. Purtroppo ci hanno chiesto riservatezza, no, purtroppo ci hanno chiesto riservatezza e faremo una live e parleremo anche un po' di questa cosa qua. Purtroppo non sono bravo in queste cose, sono molto in difficoltà, oltre che addolorato. Quindi cerco di fare un video sul calcio, cerco di sdrammatizzare un po' una persona a cui io volevo bene, comunque purtroppo non c'è più. Per favore, rispettate la volontà. Ne parliamo venerdì sera, faremo una live con tutti i ragazzi e spiegheremo anche cosa è successo, purtroppo. Allora, quando io ti dicevo prendiamo Thuram infortunato e lasciamo Correa alla Lazio, c'era un motivo. C'era un motivo, perché questo non te lo togli più dai coglioni. E vuoi sapere perché non te lo togli più dai coglioni? Perché il Marsiglia, da quando c'è andato lui, è decimo, ed è a 11 punti dal terzo posto. Se il Marsiglia non va in Champions League, il ballerino non viene riscattato. Quindi di cosa stai ragionando? Vai a dirglielo ai cinesi ora, vai. Digli ai cinesi, ma come avete fatto a spendere 31 milioni per un ballerino? Che quando entra in campo sembra che ti faccia un piacere. Quando io ti dicevo, occhio, non è detto che venga riscattato, ho fatto dei video, perché il Marsiglia è una squadra che ha cambiato tanto quest'estate. Ha cambiato tanto, tra l'altro negli ultimi mesi ha cambiato due allenatori, quindi non era scontato il riscatto di Correa. A maggior ragione ad oggi, perché indipendentemente, no, dall'obbligo che loro hanno di riscatto qualora entrassero in Champions League, andiamo a guardare un po' i numeri di questo giocatore. 10 partite e 0 gol. Di cosa stai ragionando? In Francia, 10 partite e 0 gol. Secondo te lo riscattano? Secondo me è lui che deve correre, perché lo rincorrono altro e lo riscattano. Ma di cosa ragioni? Quindi c'è l'eventuale boomerang ballerino che sta per ritornare un'altra volta a casa. Ti torna un altro più vecchio, un altro anno più vecchio, ti va a scadenza. Cosa ti avevo detto? Ti farai il giro delle sette chiese. Era meglio venderlo a 10 milioni, a 9, a 8 subito. Quest'anno, io l'ho sempre detto e lo ribadisco, perché questo qui ti torna indietro, te lo dice Giuse. Questo ti torna indietro. Volevo dire due parole su Inzaghi. In questo momento non siamo ricchi, cioè Inzaghi ha tirato lo sciacquone, ragazzi, detto proprio in maniera spiccia, parliamoci chiaro. Cioè, a me lo sapete, Inzaghi non è un allenatore che piace tanto, ma sta facendo bene, non gli puoi dire nulla. Cioè, sta lavorando con una squadra dove c'è un presidente senza portafoglio, gli vendono sempre i migliori, vendono per 100 e acquistano per 30, cioè a Inzaghi cosa gli vuoi dire? Indipendentemente dal fatto che possa piacere più o meno, cosa gli vuoi dire a Inzaghi? Non gli puoi dire nulla. E lui ieri tira lo sciacquone. Inzaghi ieri sera ha tirato lo sciacquone su di chi? Immaginatevelo voi su chi l'ha tirato lo sciacquone. Perché? Perché ci sono sempre questi mercati così, a zero. Sì, hai preso Pavard, hai preso Frattesi, ma che poi, ragazzi, io voglio anche ricordarvi, ci sono i pagherò da rispettare il prossimo anno. Ci sono i pagherò il prossimo anno. Chi li paga tutti questi giocatori? Sono tutti presi in prestito con obbligo, bisogna pagarli. Capito? Quindi io ti dico la verità, io ieri sera ho ammirato Inzaghi, perché lui il primo anno di Inter non avrebbe mai fatto quelle dichiarazioni, perché è sempre stato un allenatore aziendalista, vedi tutti gli anni che ha resistito con lo Tito. No? A maggior ragione è l'allenatore perfetto per l'Inter, perché poi alla fine lui all'Inter ha portato profitto, ha portato guadagni. Di cosa ragioni? E te lo ripeto, ti sta parlando uno che
Inzaghi piace fino a un certo punto, però bisogna riconoscerle, cioè il capo parla chiaro, bisogna riconoscere che sta facendo ad oggi un ottimo lavoro, che la squadra è cresciuta, ha fatto crescere Thuram, sta facendo crescere i giocatori, lo stesso Di Marco, ragazzi, Conte Di Marco non lo voleva, Antonio Conte Di Marco non lo voleva vedere nemmeno dipinto sul muro, gli disse: ma te dove vuoi andare? Vai a Verona, vai via. Con Inzaghi sta diventando uno dei migliori esterni d'Europa, di cosa ragioniamo? Bisogna essere onesti. Perché l'onestà paga sempre. Bisogna essere onesti. E lei si è rotto i coglioni di questi mercati. Ha ragione. Ma si è mai visto un presidente senza portafoglio che tiene l'Inter? Perché è vero, i bilanci sono migliorati, i conti sono migliorati, ma quello che bisogna capire è che l'Inter continua a perdere soldi giorno dopo giorno, il debito cresce continuamente giorno dopo giorno. FC Inter 1908, Michele Borrelli, faccio nome e cognome. Qualcuno vicino a lui a noi ci prendeva in giro. Ora te le ritrovi a parlare di arabi, di sauditi che vogliono l'esclusiva. Ma di cosa ragioniamo? Ci prendevano in giro fino all'anno scorso. Ma poi con una nonchalance. Perché addirittura hanno ripreso i numeri della live di Effenberg. Attenzione, hanno preso 1,4 miliardi di debiti. Cosa che ha detto Effenberg la settimana, 10 giorni fa. Ok, che la squadra va bene, ok, tutto, però ragazzi, non bisogna sempre mettere la polvere sotto il tappeto perché alla fine di polvere non c'entra più. Volevo fare un appunto: a me Arnautovic non mi piace, ragazzi, è inutile. No, sono passati 6 mesi, è stato sfortunato. L'atteggiamento che ha Arnautovic in campo a me mi fa cacare, va bene? Sbuffa, si incazza, non si muove. Cioè, te togli una Ferrari Turam e metti una 500 sgangherata quando metti Arnautovic. Arnautovic fisicamente non c'è più. Spero che torni in forma. Gli ci vorrà un mese e mezzo, due per tornare in forma. E uno che pesa 100 kg e 2 metri, ma non ha l'esplosività di Thuram, non ha la muscolatura di Thuram e non ha nemmeno la tecnica di Thuram, anche se si difende bene. Sono acquisti vergognosi. Arnautovic, Cuadrado, dov'è? Dov'è quello lì che faceva le serpentine, la gente che era tutta eccitata? Sì, va bene. Dov'è Cuadrado? Dov'è? Sono tutte quinte punte queste e davanti devono fare sempre gli straordinari. L'unico che ti può dare una mano, una mezz'oretta, è Sanchez. Giocatori di 35-36 anni. Per quello ti dico, no? Tornando a Michele Borrelli, alla live che hanno fatto un giorno e mezzo fa, dove dicono che ormai la situazione sì, può provare a rifinanziare, ma alla fine la situazione debitoria è insostenibile. E questa è la verità, ragazzi. Non bisogna pensare solamente ai presenti, bisogna pensare anche al futuro. Ok, vincere oggi, ma l'Inter deve tornare ad avere un progetto per poter vincere negli anni, costantemente. Capito cosa ti voglio dire? Ciao.